IMSS è un acronimo che suscita sentimenti contrastanti. Vabbè, diciamolo, non proprio contrastanti. Probabilmente ad alcuni di voi farà ridere ripensare a IMSS per la famiglia, la pagina Facebook che rispondeva alle domande più incredibili dei lavoratori e non lavoratori italiani. Ci fa un po' meno ridere quando iniziamo a pensare ai conti, alle spese e anche alle nostre pensioni. L'INPS è l'istituto che si occupa della previdenza di chi lavora in Italia. E con previdenza si intendono tutti i servizi a supporto del lavoratore, in tutte le sue fasi: assunto, licenziato, infortunato, disoccupato o pensionato. E non solo l'INPS, si occupa anche delle pensioni di invalidità, cioè di quelle persone che invalide non possono lavorare e quindi ricevono un sostegno a favore, a sostegno della loro quotidianità. La storia dell'INPS nasce nel 1898 con la fondazione della Cassa Nazionale, che ha l'obiettivo di assicurare i lavoratori infortunati, pratica tra l'altro già comune durante il Medioevo, quando si erano sviluppate le società operaie di mutuo soccorso. Il concetto è aiutare i lavoratori in caso di emergenza con dei soldi. L'INPS quindi nasce con questo spirito e con una caratteristica ben definita: l'adesione al sistema era totalmente volontaria, quindi potevo anche non aderire se volevo, almeno fino al 1919, quando invece l'iscrizione alla cassa diventa obbligatoria per tutti i lavoratori. Passano gli anni e in maniera graduale vengono istituite anche le pensioni di invalidità e di vecchiaia. Negli anni 20 i requisiti minimi per la pensione erano 65 anni con 12 anni di lavoro minimo. Però qualche anno dopo, nel 39, l'età minima viene abbassata per gli uomini a 60 anni e per le donne a 55. Viene istituita inoltre la pensione di reversibilità a favore dei superstiti dell'assicurato o del pensionato, nel caso dovessero morire. Come ogni ente italiano, anche la cassa viene rinominata durante il ventennio fascista, ma le attività sono sempre le stesse fino al 27 marzo del 1933, quando diviene ufficialmente Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, INFPS. Poi negli anni 50 iniziano a nascere le casse specifiche per ogni professione: la cassa dei commercianti, la cassa degli agricoltori e così via. Sono gli anni del dibattito sul tema delle pensioni. Il sistema vigente è quello contributivo, ovvero della garanzia di una pensione basata anche sui contributi versati. Ma alla fine degli anni 60 cambia qualcosa. Il sistema viene riorganizzato e cambia da contributivo a retributivo. La pensione viene calcolata in base alla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro. Purtroppo questa è una scelta che pesa ancora sulle casse italiane, perché è scollegata da quanti contributi in totale il lavoratore ha versato. E questo sistema resterà in vita fino al 1995. Quindi a metà degli anni 90 arriva una nuova legge che prevede che la pensione venga calcolata nel seguente modo: l'ammontare dei contributi versati durante la vita, chiamato montante contributivo, moltiplicato per un coefficiente, calcolato a seconda della durata attesa della prestazione. L'età di pensionamento diventa quindi flessibile, tra i 57 e i 65 anni. In quegli anni viene anche sviluppata la gestione separata, una cassa INPS dedicata a tutti i lavoratori che non rientrano in altre gestioni, in particolare tutti i lavoratori con collaborazioni continuative, come i Coco Pro, collaborazione a progetto. Nel corso degli anni 2000 vengono sviluppate altre importanti riforme che riguardano il lavoro e le pensioni, ispirate principalmente al lavoro di Marco Biaggi, un professore esperto in materie giuslavoristiche ed economiche. Biaggi vuole rendere più flessibile il mondo del lavoro italiano, ritenuto da molti un po' troppo ingessato per quanto riguarda i contratti di lavoro. È difficile assumere, è difficile licenziare e i contratti sembrano troppo rigidi per molti imprenditori. Questa possibilità di cambiamento incontra però l'ostacolo dei sindacati e di molti lavoratori. Biaggi infatti non ha vita facile e muore purtroppo a causa di un attentato nel 2002. Più avanti, nella seconda metà degli anni 2000, inizia ad aumentare l'età minima richiesta per il pensionamento. Infatti, con l'aumentare dell'aspettativa di vita, aumenta anche l'età minima con cui si può richiedere lo stato di pensionamento. In quella fase l'INPS stava provando a risparmiare per ridurre gli eccessivi costi dovuti alle scelte del passato. Pensioni e sostegno per i lavoratori costano sempre di più, specialmente quando la popolazione e l'economia stanno cambiando. Come sapete, ancora oggi il dibattito sulla spesa pensionistica è ancora abbastanza vivo. L'esigenza di dover contenere i costi pubblici, che sono eccessivi, ma mantenere comunque un sostegno e rispondere comunque alle necessità dei cittadini, fatica a trovare una soluzione. Da un lato, infatti, ormai è evidente l'insostenibilità di un sistema che è stato creato durante un periodo di boom economico, dall'altro pare però che nessun soggetto politico o partito sembra promuovere riforme volte a una reale sostenibilità. E non c'è da meravigliarsi. Decidere di tagliare le pensioni o ridurne la possibilità di accesso significa rischiare di perdere una base elettorale.
generale. Quindi il futuro dell'INPS risulta complesso. Sarà sicuramente soggetto a cambiamento e sicuramente in questo campo l'innovazione sarà sempre più necessaria. Se avete seguito il video fino a qua, scriveteci in un commento cosa ne pensate di questo argomento. Condividete questo video con i vostri amici interessati e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video di questa playlist. Noi ci vediamo. Ciao!